Da Federico, l'Inter che oggi ha giocato in amichevole, Inter impegnata anche sul mercato. Sì, da cosa partiamo Paolo? Partiamo dall'amichevole. Partiamo dall'amichevole, dai, raccontiamo un attimo com'è finita. Allora partiamo dall'1-1 che l'Inter ha fatto contro il Betis Siviglia, tutto nel finale perché c'è stato il vantaggio del Siviglia con Villamarin, con Wanmi, scusate, e poi il pareggio di Darmian, quindi 1-1 fa l'Inter, un buon risultato direi, consideriamo anche che anche la Liga comincia prima della Serie A, quindi il Betis è più avanti nella preparazione e l'Inter dunque fa questo pareggio, questo buon risultato in trasferta. Dal punto di vista del mercato invece da segnalare oggi ci sono le parole di Federico Pastorello, che è l'agente di Stefan De Vrij, giocatore in scadenza di contratto. Possiamo allora andare a vedere che cosa ha detto Pastorello su De Vrij. Eccole qui: il dialogo con l'Inter è aperto, apertissimo, sarà probabilmente il suo ultimo contratto importante e quando sei a scadenza puoi anche decidere se fare una nuova esperienza in un nuovo paese, in un nuovo campionato. Detto questo però, il suo attaccamento all'Inter è molto forte e non escludo che possa decidere di rimanere. A febbraio-marzo sarà un buon momento per fare determinate scelte, il gradimento e la possibilità di rimanere è assoluta. Da queste parole di Pastorello sembra quasi che sia solo una scelta di De Vrij e non dell'Inter, però la sensazione onestamente è che l'Inter ritenga De Vrij in fase calante, lo dicono anche i risultati, insomma lo dice il rendimento dell'ultimo anno solare di De Vrij, tanto che quest'anno spesso e volentieri Inzaghi fa giocare Acerbi. Comunque diciamo che De Vrij non è più un titolare sicuro dell'Inter, si sceglie partita dopo partita, per cui dipenderà molto anche dalle cifre che chiederà De Vrij. Io credo che se De Vrij accettasse uno stipendio non eccessivo, l'Inter lo terrebbe nella rosa, perché comunque è un giocatore che può fare comodo. Oggi prende 4-2 oggi. Secondo me deve abbassare le sue pretese. Sono questa situazione è legata a due fattori, secondo me. Il primo, che è il più importante, è il rinnovo di Skriniar. È legato al rinnovo di De Vrij? No, nel senso che se comunque rinnovi Skriniar, il doppio legame è Skriniar-Acerbi, nel senso che se tu rinnovi Skriniar hai comunque un giocatore su cui puntare e con bastoni hai già due pedine importanti per la difesa. Quindi molto dipenderà da questa cosa, dovrebbe Acerbi, a giorni... fammi ricordare no, però Acerbi, quanti problema, anni ha Acerbi, no, Acerbi è il problema che ha detto l'altro giorno il procuratore, l'accordo di Acerbi è 4 milioni per il riscatto. Io non credo che anni a febbraio, io non credo che l'Inter intenda rinnovare ad Acerbi, a meno che non sei costretto perché Skriniar ti lascia con... non dimentichiamo che il problema è ricorrente, a differenza di Leao, fra 20 giorni, cos'è, 15 giorni Skriniar è a zero e può firmare con chiunque. Quindi non, ecco, il fattore è perdi Skriniar, perdi Acerbi, perché secondo me 4 milioni di ingaggio, a meno che poi non si mettano d'accordo, diventa difficile. Allora a quel punto lì hai De Vrij e rinnovi a un ingaggio chiaramente contenuto, perché comunque poi ne devi prendere almeno altri due. Mm-hmm. Fermo restando che Bastoni resta comunque una colonna di questa Inter, ma anche lui quest'anno ha avuto più bassi forse che alti, anche dovuto al fatto di un infortunio. Quindi è brutto dire che l'Inter deve guardare i 3-4 milioni, ma è la realtà dei fatti. Cioè bisogna veramente contare gli euro, perché la situazione è dissanguante. C'è questo piccolo paracadute che è Dumfries, in cui si potrebbe cercare di venderlo per abbassare quel famoso più 60 che l'Inter deve fare. Ecco, il tifoso dell'Inter è irritato, dice ma è possibile che ogni anno dobbiamo cedere un pezzo forte per andare avanti? Purtroppo c'è chi adesso non è per fare il derby, o li perdi a zero o cerchi di venderli al miglior offerente. Questo mi sembra la situazione delle squadre, almeno delle milanesi, la Juve è un altro discorso. Quindi è vero. Beh, però Dumfries ha un contratto lungo, quella è proprio una scelta tua di venderlo. Certo, no, cioè, ti sto dicendo, o li perdi a zero oppure cerchi di guadagnare il massimo da quelli che hai. L'Inter deve vendere uno o due giocatori per forza. Beh no, basterebbe uno, considerato il fatto che comunque quei 60 possono essere raggiunti anche con gli introiti. Beh, è riuscita l'estate scorsa con la vendita di molti giocatori. No, no, però livello. Attenzione, quelli 60 lì, mi sono informato anche con colleghi, non sono solo dal mercato, sono anche dagli introiti Champions. Il fatto che l'Inter sia arrivato agli ottavi... Il passaggio del turno cosa sono? Comunque sono un po' di ossigeno, hai la possibilità... Adesso si toccherà tutta Italia, hai la possibilità di andare ai quarti, cioè, oddio, quindi
Quindi, oddio, vediamo, perché poi il mercato di giugno molto dipende. Quest'anno sono in 6 che si giocano i 4 posti, quindi tutti devono fare dei conti. La stessa Juve, che diceva prima Marcello che ha problemi, ha ben altri problemi, quello è un fattore. Cioè le prime 4 imprescindibile se vuoi fare un ragionamento di crescita. E quindi è chiaro che con questi ragionamenti che tu hai, dei parametri fissi, eccetera, ti fa arrivare tardi sul mercato rispetto ad altre concorrenti. Questo, Thomas, è inevitabile. No, io invece credo che Skriniar rinnoverà, invece De Vrij non rinnoverà, e l'Inter punterà su Beccao dell'Udinese, perché ho sentito delle voci. Sì, ma che lì ci vuole il ventello. Ci vuole il ventello, però, come dici l'Udinese tu. L'Udinese chiede, E poi bisogna capire adesso la situazione di Dumfries, come diceva Paolo prima, c'è un bel contrattino, però se gli arriva un'offerta buona, l'Inter non può fare altro che darlo via. Perché se ti offro 50-60 milioni, ma ragazzi, però davvero voi credete che qualcuno possa offrire 50 o 60 milioni di sti tempi per Dumfries? Dopo questo ottimo giocatore, per dopo carità. Un buon mondiale, senz'altro. 50-60, però sai, il tifoso interista, sì, 50, sì. Che ha fatto? Però sai, mondiale, Paolo, sensazionale, ha fatto, no, un però buon 40, mondiale, 40, 45 secondo me li puoi prendere. Tu, Paolo, hai detto prima il tifoso interista, ma sai, il tifoso interista è quello che quando arriva a Dumfries dice che è Scarparo, è vero, non è da giocare in Serie A, poi quando lo vendono a 45, ecco, hai venduto Dumfries. Non è stato sicuramente questo mondiale una vetrina esaltante. Beh, insomma, ha fatto benino, dai. Ha fatto benino, ma anche nell'Inter è cresciuto molto, devo ha dire. Ha fatto tanto quanto basta per questo mondiale a certi livelli per poter valorizzare. Anche nell'Inter è cresciuto un po'. Poco fa Marcello non diceva giustamente. Hakimi, non è Hakimi. Su Leao. Leao ha avuto una vetrina ridottissima. È stata la fortuna forse del Milan, perché sennò sarebbe stato esponenziale il valore. E già ha fatto bene, nella vetrina ridottissima, ha fatto due gol in due spezzoni di partita, in 7 minuti e 15 minuti, due gol. E col Marocco un assist per Pepe, che Pepe di testa, esatto, sbaglia clamorosamente, perché sennò si sarebbero giocati supplementari di Porto dallo Marocco. È vero. Comunque io non sarei così tranquillo su Skriniar, come dicono Thomas, è abusato. No, io non ho io non sarei così tranquillo, però io ti ho detto che vi vedo... No, io Marci non ho detto che sono tranquillo, ho detto che molto non ha rinnovato. Voglio solo ricordare che domani mattina è il 18 di dicembre. Solo ricordare questo. E Skriniar non ha ancora firmato. Ma io ho detto, c'è di mezzo anche Natale, il panettone, il torrone. Skriniar sì, scade capito, nel 23, però, no? Perché lui ha detto un'inesattezza. Skriniar? Sì, adesso. Sì. Però lui ha detto un'inesattezza. Io non ho detto che sono tranquillo su Skriniar. Io ho aggiunto, molto dipenderà da Skriniar sui rinnovi di De Vrij e sulla situazione degli altri giocatori. Non ho detto che sono tranquillo. Sì, ma se ha rifiutato 9 milioni di euro al Paris Saint-Germain, come potete pensare di poter offrire voi 9 milioni e 100 mila euro? Allora, se era partita da posizioni più basse, Paolo, se era partita da 4,5, adesso sembrerebbe che sia arrivata un'offerta 6,5, compreso bonus, con una regalia alla firma, certo, che raggiunga almeno per i primi 2 anni. Ma siamo lontani da 9 milioni del Paris Saint-Germain. L'altra alternativa è fargli un rinnovo biennale. Guarda, te lo posso dire per esperienza, siamo passati con Donnarumma, è diverso. Chessy, Romagnoli, è una logica, quindi ecco perché io poi sono anche fatalista e sono convinto che finirà in un certo modo con Leao, perché bisogna, non puoi pensare a 13 giorni, è come se posponessimo Leao al 17 dicembre del prossimo anno, era scontato che se non l'hai concluso o non l'hai venduto non, non metto in dubbio quello che c'è, hai ragione pienamente, te l'ho detto anche prima, il problema è che tu devi cercare di far di tutto per fare l'offerta che ritieni migliore. Hanno preso un rischio a giugno. Ma scusa, quello che doveva fare Marotta l'ha fatto. Ma infatti, gli ha dato, non passi inosservato il fatto che lui adesso sia capitano. Non passi inosservato. Marotta è molto bravo. Ma sono tutte... Allora, se davvero Skriniar ha in mano, lo dicevo per Donnarumma, lo dicevo per tutti, se davvero Skriniar ha in mano un'offerta di 9 netti, abbiamo chiuso il discorso. Sì, ma ascolta, questo è inutile dire. Al di là dell'offerta di 9 netti, scusami, ma tu non ti metti nella testa solo di Skriniar, mettiti nella testa del suo procuratore. Il suo procuratore in questo momento ha un grandissimo jolly da giocare, cioè nei confronti di qualsiasi acquirente, che sia il Chelsea, che sia il Paris Saint Germain, che sia un terzo. Con l'Inter stessa. Lui ti dice, oh, io ve lo do gratis, ve lo porto gratis e mi date più soldi a me. Sì, bisogna valutare tutte le ipotesi, questa è un'ipotesi plausibile, bisogna valutarle tutte, non dimenticarti però che 3 anni fa lui ha
scavalcato il procuratore e ha trattato direttamente il rinnovo con l'Inter. Ma tre anni fa. No, vabbè, stiamo valutando tutto, come diceva Paolo prima, devi prendere tutto lo scenario, poi finirà in un modo. Oggi, a sensazione mia, perché io chiaramente non è che uno dice a un giorno come per Donnarumma, oggi la sensazione è che Skriniar l'hai perso, anzi ti sei preso un bel rischio a giugno, dove potevi forse capitalizzare qualcosa. Assolutamente. Domani mattina... È stato un errore. Lo so, però sai... Ma tre anni fa pensavi fosse questo tipo di giocatore? Stavo dicendo che magari c'è qualcosa che noi non sappiamo, non lo so. Oggi... Cioè, che questo lo puoi dire... Domani è il 18 dicembre, il fatto che Skriniar non abbia rinnovato, il rischio di perdere la zero c'è. Ed è un rischio grosso, è un rischio grosso non solo economico ma anche tecnico, perché tu hai un giocatore che da gennaio ti gioca praticamente senza contratto, esatto, ed è un titolare fisso che deve fare la Champions e il finale di campionato. Esatto. Questo va detto. Thomas, dico che entro il 28-29 il ragazzo firmerà. Ah, proprio, mi piace guarda, perché le spalle... Ci sei, è peccato che il 28-29, tu ci sarai il 2 di gennaio per il Real. Lo aspetti? Ci rivediamo il 2 di gennaio. Marcello ti aspetta qua all'entrata, al cancelletto. Non viene adesso Marcello qui, c'è la nebbia. Il 30 mattina Chirico è qua fuori.